Il Giulianova coglie la seconda vittoria stagionale nel recupero dell'undicesima giornata, saltata lo scorso 9 gennaio, e rilancia le sue chance di salvezza. Il Montegiorgio incappa nel secondo stop consecutivo in altrettanti match dopo la sosta per Covid e frena la sua risalita in classifica. Iniziano meglio gli ospiti che alla prima vera occasione fanno centro. Disattenzione difensiva rossoblu con Cichella che atterra di cerchio al limite sul pallone, ma lo stesso numero 7 del Giulianova che disegna una parabola col pallone che si insacca sul palo lungo, con qualche responsabilità di Zizzania che avrebbe potuto fare di più. Il Montegiorgio fatica a riorganizzarsi, al 17esimo ancora De Cerchio a creare scompiglio, ma la sua conclusione sorvola di poco la trasversale. Al 21esimo si vedono gli uomini di Mengo, con un'azione di Mantini lungo l'out destro, cross verso Pampano, che batte di prima intenzione, ma viene respinto. Poi, sul pallone vacante, si avventa Montinaro, che prova la conclusione dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta. Al 36esimo occasione per il raddoppio abruzzese con Massetti che si presenta davanti a Zizzania, che questa volta è bravo a respingere di piede. Al 39esimo ci prova Cucù su punizione dal vertice sinistro, ma Calzetta vola ad alzare in angolo. Al primo minuto di recupero il Giulianova trova il 2-0. De Cerchio supera due uomini e prima dell'ingresso in area viene atterrato. Sul pallone va Massetti che calcia verso il secondo palo, trovando una traiettoria perfetta che si insacca con l'aiuto del montante. In pieno recupero, brivido per la difesa giuliese con Calzetta che si porta il pallone fuori dell'area e si becca il giallo. La punizione calciata da Omiccioli non sortisce effetto. Nella ripresa Mengo butta dentro Lupolo e Zancocchia per una formazione a trazione anteriore ed infatti all'ottavo i rossoblu la riaprono. Punizione di Omiccioli, sponda di testa di Ficola per Lupoli che dall'area piccola insacca con una zampata perfetta. Il gol da maggiore spinta ai padroni di casa che però sbattono contro il muro eretto dagli uomini di Bitetto. Per trovare un altro brivido si deve arrivare alla mezz'ora quando un'imboccata di Cucù per Mandolesi trova l'uscita con tempismo perfetto di Calzetta che fa su il pallone in due tempi. Un minuto dopo il Giulianova rimane in 10, col doppio giallo rimediato da Capitan Caso, reo di aver colpito il pallone con la mano. Nonostante l'inferiorità numerica, gli abruzzesi non si scompongono troppo, mentre i rossoblù non riescono a creare grossi grattacapi alla difesa neanche durante i ben 7 minuti di recupero. Per il Montegiorgio una giornata da dimenticare in fretta, in vista del nuovo impegno casalingo contro l'Olimpia Mignonese, mentre per il Giulianova potrà affrontare con fiducia il difficile derby col Castelnuovo. Sicuramente sappiamo le nostre difficoltà perché dopo 40 giorni non è facile anche sotto profilo fisico, ma anche sotto profilo mentale. Sicuramente ci saranno anche altre problematiche che cercheremo di risolvere, dove sinceramente prima del Covid avevamo risolto, avevamo un altro spirito, un'altra mentalità. Sicuramente dopo 40 giorni ci siamo un po' troppo allillati sotto questo profilo qui, sicuramente dobbiamo migliorare in tante cose, dobbiamo lavorare soprattutto su noi stessi perché comunque le cose buone fatte prima del Covid non è che dobbiamo dimenticarcele, sapendo che dobbiamo lavorare soprattutto sotto il profilo fisico, però giocando in continuazione non sarà facile, ma la differenza bisogna farla sotto il profilo mentale. Ho iniziato subito molto bene. Li abbiamo aggrediti nella loro metà campo, abbiamo recuperato diversi palloni e ci siamo anche in una di questi recuperi, poi siamo riusciti anche ad impensierire il loro pensiero e a procurarci quelle due punizioni che sono state letali per gli avversari. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo ancora altri due recuperi, più domenica giochiamo l'ultima del girone di andata a Castelnuovo, non so con quali difensori, però in qualche maniera faremo. Noi stiamo dando adesso il massimo perché qualcosa è cambiato, anche il modo di giocare. Tatticamente la squadra si dispone in campo in maniera diversa rispetto a prima. Prima sono stati anche, se vogliamo, in casa il più delle volte sfortunati, come è successo per noi domenica col Notaresco.